Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova. È avvenuto un rimpasto di deleghe all'interno dell'amministrazione, all'interno della giunta. Ma la domanda va oltre. C'era stata anche l'idea di un gruppo di lavoro che doveva affiancare questa sua attività. Non vede più una forma di, non so di cosa si tratta, se nascerà, se sarà affiancato, ma non sembra più una sorta di controllo politico. Intanto buonasera a tutti. No, intanto non è un rimpasto, è un riassetto delle deleghe, più funzionale a quelle che possono essere le esigenze del lavoro che deve essere compiuto. Alla fine si è valutato complessivamente un lavoro e si è deciso tutti assieme di poter riassettare, anche perché sono cambiati i quadri dirigenti del comune, è cambiato l'organizzazione stessa rispetto a quando sono state conferite le deleghe, e pur non cambiando i soggetti, perché ognuno ha fatto un lavoro apprezzabile, abbiamo deciso di riorganizzare strutturalmente queste deleghe. Deleghe che di per sé non è che cambiano, ma vengono riassettate, cioè sostanzialmente c'è la definizione di una delega, è quella dei lavori pubblici, che mi è sembrato opportuno poi associare a quella dell'urbanistica, affidata a Toni Fera nell'esigenza di poter rilanciare con una maggiore attenzione, visto che la delega l'aveva tenuta il sindaco, questo settore. Ma non sostanzialmente il lavoro si continua in un lavoro che è stato fatto, che è un lavoro di squadra e di gruppo. Circa la possibilità, si è parlato di gruppi di lavoro che ognuno può avere per migliorare la propria attività, e di concerto ogni assessore potrà, da questo punto di vista, rapportarsi con chi ritiene opportuno. Il sindaco lo sta facendo da 3 anni a questa parte. Io mi rapporto con la mia coalizione, mi rapporto con persone di cui posso anche avere consiglio, ma l'ho fatto sempre nella mia vita, non è una questione che riguarda esclusivamente l'attività che sto facendo in questo momento. Cioè, non mi stupisce nulla, cioè non vedo niente di strano in questo, lo fanno in ogni amministrazione. Quindi non si tratta di una sorta di bavaglio, controllo, nel tentativo di direzionare l'azione politica e amministrativa di questi ultimi 2 anni della Giunta? Penso che complessivamente Cittanova nel corso, almeno per quanto riguarda i governi di centro-sinistra, non sono mai verificate di queste cose. Non sono verificate quando io ero esponente politico e facevo il capogruppo ed era sindaco il dottore Morano. Nessuno è venuto a porre il bavaglio, anche perché vi sono delle scelte che sono state pienamente condivise su alcune situazioni. Vi sono delle normali preoccupazioni politiche alle forze politiche, ma stanno nella logica dei fatti, che ognuno possa avere delle legittime e normali preoccupazioni su un andamento, per chi amministra oggi si trova sempre in situazioni di difficoltà ad essere sempre oggetto di critiche o di contestazioni. E lo vedo del tutto normale questo. Andiamo, diciamo, al punto che ha fatto scrivere e consumare tanto inchiostro per noi giornalisti, è che l'accorpamento del liceo classico, quel punto della delibera che è stata scritta dalla sua giunta, che prevedeva una sorta di esternalizzazione della direzione didattica della scuola. In sintesi, non è sembrato, usando una terminologia calcistica, un autogol? No, perché la delibera va letta, ogni delibera va letta nella sua interezza. L'interezza della delibera è questa. Intanto non è mai esistito il problema di spostare il liceo classico, perché la cosa che era tolgono il liceo classico. Il problema era invece del mantenere o meno la direzione didattica. Nei fatti, con quelli che sono gli indirizzi regionali, poiché l'istituto Gerace, che è fatto dal liceo classico e dall'istituto artistico, non raggiunge le 600 unità,
non può avere più l'autonomia, quindi la direzione scolastica e la direzione dei servizi di gestione amministrativa. Questi sono l'elemento in discussione, per cui non deve venire un tir da per portare via il liceo classico, il liceo classico non si muove da dov'è. C'è un problema della propria autonomia e questo è un problema che, se mi consentite, da un certo punto di vista, vista l'identità, l'identificazione con questo liceo che questa comunità ha, è un problema di questa comunità. Allora, la nostra delibera iniziale, considerato che margini rispetto alla discussione non ce n'erano, era appunto diretta a garantire l'autonomia di questa struttura e ha indicato delle strade, difficilmente tutte quante percorribili per ovvi motivi, con cui poteva essere fatta questa autonomia, sapendo benissimo che nella peggiore delle ipotesi la situazione sarebbe rimasta così com'è, cioè nel senso si sarebbe costruito il polo liceale unico, come è nei fatti oggi, cioè oggi c'è un'unica direzione, seppur data in reggenza, che gestisce liceo classico, liceo scientifico e istituto d'arte. Questa cosa non era in discussione, si è cercato di lottare per la serie A, cioè di mantenere quell'autonomia e quindi quella delibera prevedeva che questa autonomia potesse anche essere realizzata attraverso l'accorpamento al liceo Gerace, anche di un istituto di qualche paese vicino, che non necessariamente vuol dire Tauria Nova per come è nata la polemica o via dicendo. Come va letta la relazione fatta dal Comune di Tauria Nova nella sua interezza, che è quella di avere una propria direzione su quella che è la struttura che attualmente hanno e su quello che è l'istituto che attualmente hanno. La relazione letta nella sua interezza porta a questo. Non c'è dubbio che ci sono stati dei passaggi infelici, soprattutto nella modalità in cui si dice che un comune vuole accorpare un altro. Questa cosa noi non l'abbiamo fatto, per cui non penso autogol da parte nostra, era un fatto normale che si scherza, la gran parte delle delibere sono fatte così. Poi peraltro mi stupisce questa cosa perché è una polemica onestamente che è un po' surreale, non so se si può inquadrare, ma... è una polemica un po' surreale perché sostanzialmente altre volte sono state fatte proposte similari. Il problema vero è come garantire questa autonomia. Al momento in cui la delibera è nata, l'ipotesi del comune montano, che, su cui poi stiamo facendo la battaglia, non sussisteva in pieno perché non c'era stato quel quid che la lanciasse. Successivamente, come ho spiegato in una recente conferenza stampa, la nomina del sottoscritto a componente del Consiglio di Autonomie Locali come rappresentante del maggior comune montano della provincia di Reggio Calabria ha determinato un'impostazione di un'ipotesi con cui stiamo andando a fare una battaglia. Questo non è detto che questa ipotesi sia approvata o venga approvata. Io mi batterò fino in fondo per farlo questo. Il ruolo poi dipende dalla città metropolitana e dipende anche dalla regione. Il comune ha presentato una proposta integrativa rispetto a quella delibera, sostanzialmente sul concetto dell'autonomia. Ma perché? Perché su questa autonomia si fonda molto dell'identità di questa comunità. Il liceo classico fa parte della storia di questa comunità e quindi abbiamo il dovere e l'obbligo di difendere questa autonomia. Non è tanto il concetto o la paura che diventi un unico polo liceale, questa è una cosa che poi porta a un altro tipo di ragionamento. Quello che mi preoccupa invece è come mai una struttura che fino a qualche anno fa aveva i numeri per l'autonomia abbia perso attrattività nel corso di pochi anni, perché siamo passati dagli oltre sopra i 600 alunni, siamo arrivati a 463. Che non è neanche proporzionato rispetto al calo demografico che è presente nel... Quindi c'è un discorso più complesso che riguarda la scuola, come il progetto formativo e via dicendo. Questa è una riflessione che va fatta con tutti i soggetti, da coinvolgere tutti i soggetti e quindi per capire come fare per poter anche rilanciare una struttura come quella del liceo classico e dell'istituto d'arte. Thank you.
Niente autogol, quindi diciamo che ancora c'è da scrivere, perché ancora la commissione dovrà decidere. Noi abbiamo posto, però, nel momento in cui abbiamo posto questo problema, abbiamo posto un problema non di poco conto, perché se accertato questa valutazione che noi abbiamo fatto, supportata anche da un ragionamento tecnico-giuridico, e la va a sconvolgere tutto il piano di dimensionamento scolastico dell'area metropolitana. Non è solo Cittanova che cambia, perché va a sconvolgere tutto il piano. Per cui io comprendo l'attenzione con cui hanno sospeso la valutazione su Cittanova e anche la serietà, devo riconoscere, con cui hanno valutato e stanno valutando questa nostra proposta. Naturalmente poi ognuno prende le decisioni e si assume le responsabilità. Il Comune di Cittanova, lo ripeto, andrà fino in fondo su questa vicenda. Apriamo un altro capitolo, la questione cinema. Lo scorso anno il teatro sta andando bene, c'è un'associazione che lo gestisce, c'è un cartellone ormai avviato al secondo anno dall'apertura del Cineteatro Rocco Gentile. Il cinema invece, a che punto è? Quest'anno non è partita la stagione, cosa sta succedendo? Qual è la strada che l'amministrazione tenta di portare avanti per risolvere la questione? Grazie alla domanda, perché mi permette di fare un po' di chiarezza su alcune questioni. Intanto vorrei ricordare che noi siamo in presenza di ben due stagioni teatrali, oltre a quella classica dell'Associazione Calomena, che è un fiore all'occhiello anche dell'attività culturale del nostro comune, c'è quella relativa alla Bottega del Sorriso, teatro popolare di alto livello, non di professionisti, ma fatto da compagnie che hanno un certo spessore. Quest'anno sarà presto presentata, avremo anche qui da tutta Italia che vengono a fare questo tipo di lavoro. E noi abbiamo contato nell'arco di un evento, dell'evento invernale dall'anno scorso, da dicembre fino a giugno, complessivamente, ma non solo nel teatro, circa 40 eventi. Ci sono state le attività musicali fatte da Lato 2, ci sono stati altri eventi concertistici, quindi la struttura del Gentile è una struttura che si è connaturata per alcune attività culturali. Tra queste c'è anche il cinema. Noi abbiamo affidato un progetto culturale, vorrei ripetere, la gestione del cineteatro e del comune. Noi abbiamo affidato i progetti culturali ad associazioni che ne potessero portare avanti da questo punto di vista i contenuti. Sul cinema abbiamo lavorato con l'Associazione Reggio Cinema, con la direzione artistica di Fabio Mollo, con Enzo Russo e con il dottore De Gori. Hanno proposto sicuramente una ventata di novità, nel senso che hanno portato le prime visioni. Vorrei ricordare che Star Trek, quando è uscito a New York o a Roma, è uscito pure a Cittanova lo stesso giorno. C'è una difficoltà di reggere economicamente, di reggere il passo del cinema, ma dappertutto. Noi siamo stati considerati dei pionieri proprio ad aprire un cinema e a gestirlo nel momento in cui tutta Italia i cinema o le sale cinematografiche, se non solo multisale, difficilmente rischiano di stare sul mercato, inventando concetti nuovi, la doppia, il doppio film, i film matematici, l'organizzazione. Quindi è nato un filone tutto nuovo che gli altri, poi anche gli altri gestori, hanno seguito. È stato innovativo da questo punto di vista il sabato per i bambini e poi il cinema d'autore, che è stato ripreso con l'Associazione Cittanova. Abbiamo avuto oltre 22.000 presenze, e però questo economicamente, per chi gestisce, non ha rappresentato i termini per poter proseguire uno sforzo economico che non è di poco conto. Quindi se l'associazione ha deciso di non continuare, noi abbiamo deciso di intraprendere totalmente l'altra strada. Un'altra strada qual è stata? Intanto abbiamo cercato di fare un bando per vedere se ci sono soggetti tecnici interessati a fare la proposta. Ed è venuta soltanto una proposta da chi aveva in una struttura
come il cinema Gentile, non aveva le condizioni per poterlo gestire per la situazione debitoria che aveva col comune. E quindi da questo punto di vista abbiamo fatto una manifestazione di interesse per poter avviare questa. Quindi non abbiamo avuto proposte complessive, non è che si sono accalcate 3-4 gestori per dire no, lo voglio gestire io. È stata fallimentare da questo punto. Quindi la strada? La strada è stata quella di riprendere il discorso che noi avevamo avviato con l'affidamento del progetto culturale all'associazione. Ce n'è una ora di Cittanova che ha presentato un progetto e noi presto riapriremo la stagione cinematografica. No, i tempi non sono lunghi, in questi giorni già abbiamo approvato le delibere, quindi di affidamento, sono dei tempi, io spero anche, non voglio essere prima di Natale sicuramente potremo avere il cinema funzionale. Allora, attivo, no? Cioè, che funziona, attivo come lo era fino a giugno, no? Quindi come gestione. Sindaco, una domanda che riguarda genericamente il paese, da persona che viene a Cittanova la sera un po' viene lo scoramento, ma soprattutto da un punto di vista così di biglietto da visita, c'è un'illuminazione che assolutamente non è da addebitare a questa amministrazione ma anche alle precedenti, un po' squallida, cioè con punti luce non presenti. Sembra quasi una metafora, un paese che si sta... che sono bassa illuminazione. Noi risparmiamo, purtroppo è così quando si mette il LED, non è che... Io non ho questa visione dell'illuminazione del paese, però... La domanda, no, non è tanto questa, è come se... Ma non è un problema solo di Cittanova, penso. È un problema del territorio della piana, di tanti paesi, è quasi come una metafora, un paese che si sta spegnendo da un punto di vista sociale, culturale, di attività. Forse gli anni passati hanno inciso tantissimo nel destabilizzare il punto di riferimento che era Cittanova prima, ed è difficile adesso riprendere un discorso quando già molti altri paesi sono un tantino più avanti. Cito Polistena, ad esempio, che è diventato ormai un punto di riferimento giovanile, come riferimento. Venire a Cittanova la sera è un po' deprimente, ecco. Perché non si è tentato di fare un discorso complessivo di rivalutazione dell'immagine, diventare nuovamente riferimento con una progettualità anche, cioè trovare l'idea, ecco, trovare il punto d'appoggio per invertire la tendenza in negativa e discendente che c'è ormai da anni. Il cinema non è servito, almeno in quell'anno, almeno il teatro relativamente, se non per quelle sere. Una volta erano questi due punti di riferimento che attivavano un po' anche l'economia, l'attività sociale, via dicendo. Adesso un po' Cittanova sembra in una fase decadente, visto che ormai mancano... È da 15 anni, sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente sì, è un discorso che prende non da adesso, che prende da tempo. Ma l'idea per poter in qualche modo, cioè, a volte basta poco. Mi permetta di dirle che c'è una valutazione diversa rispetto ad alcune cose, ma c'è anche una contraddizione in termini in quello che lei ha detto. Allora, per poter essere un polo attrattore, se sei un polo di attrattore culturale, devi fare cultura. La cultura noi l'abbiamo fatta col teatro. Se abbiamo oltre complessivamente in un anno, attraverso 5.000 accessi sul teatro, e però alla fine di ogni iniziativa le attività imprenditoriali locali non offrono quegli spazi, non si riesce neanche a chiudere, la difficoltà non è dell'offerta o della politica che cerca di realizzare il comune di Cittanova, l'amministrazione, per essere un po' l'attrattore. Se io mi paragono con il comune, che lei nulla da togliere, non voglio qui criticare nessun comune, però l'offerta formativa culturale non ha quello che c'è Cittanova, non ha paragoni con nessun comune della provincia di Reggio Calabria. Quindi il problema non è
su quello che sta a realizzare, perché due stagioni teatrali, ripeto, 40 eventi invernali, non uno, 40. Oltre il problema che si trascina. Sì, ma no, il problema è che cambia l'approccio al vivere. Se si cerca la vita nei locali di Cittanova non è come dice lei. Ci sono locali che lavorano anche in notturna. E quindi questo non è vero che la vita nei locali non esiste, in due o tre in cui questo tipo. E la stessa cosa è forte invece a Polissena su altre questioni. La presenza con ulteriori problemi che si determinano rispetto a quel tipo di presenza. Ma io qui non sto giudicando gli altri, io sto guardando il mio comune. Cioè, se il comune offre, ha un'offerta culturale, offre un'offerta di attività con quelle che sono le strutture a sua disposizione, offre un'offerta d'estate con i giardini, purtroppo è anche una non presenza di giovani che non è più determinata come prima, che fuori sede, ma questa è una questione demografica che riguarda, penso, l'80% dei comuni. Le attrattive sono di altra natura, non è l'aspetto culturale che è qua. Poi l'immagine, io non penso che Cittanova abbia, Cittanova ha un'immagine, io allora ripeto le parole che mi vengono dette da persone che vengono da fuori. C'è l'immagine di un paese, come ha detto qualcuno, peraltro artisti, lei lo può ritagliare il suo paese, lo prende, lo sposta in Bireanza e ci sta tranquillamente, ma veramente a volte c'è una tendenza a spararsi addosso e a denigrarsi quando questo non c'è. È vero, non c'è la presenza, un tempo lo era, e posso indicare anche la fase, è stato a fine anni 90, primi anni 2000, poi c'è stato nel momento in cui quel modello cittanovese è stato poi copiato anche dagli altri comuni, questa cosa è andata poi scemando, sono cambiate le generazioni, sono altri gli elementi attrattori. Spesso oggi non si comunica più stando fuori come era un tempo, ma si comunica attraverso cioè, i social. Se noi non teniamo conto di tutto quello che sta cambiando nel mondo, non ci rendiamo conto perché c'è una certa situazione. Fatta questa dovuta osservazione, se nel giro solo della stagione teatrale di Calomena ci sono oltre 4.000 presenze nei diversi spettacoli e altre 2.500 sono negli spettacoli, cioè noi abbiamo o 22.000 biglietti venduti, vuol dire che non è che si è venuto, che si è venuto e non si è riusciti a trovare l'attrattiva per rimanere in alcuni casi. Che però questo non può non dipende da quello che si offre anche il contesto di servizi che ma rientra nell'iniziativa privata. Cioè noi abbiamo cercato di offrire le condizioni per dire sta migliorando questo, noi offriamo un'immagine di un paese che sta crescendo e cerchiamo di approfittarne, abbiamo cercato di coinvolgere insieme ai gestori del cinema su offerti e pacchetti. Ma se questo non trova i due interlocutori diviene un po' complicato da fare. E attenzione, tutto questo lo facciamo in un momento di grossa ristrettezza economica. Poi si potrebbe fare un ragionamento molto più ampio, la difficoltà di non so quanto reggeranno i comuni in questi termini. Noi abbiamo fatto un lavoro particolare salvando i conti dell'ente, ci siamo resi conto complessivamente che e questo era il modo per farlo stare ancora in piedi e poter fare le battaglie per il futuro, ma sarà una battaglia complicata e difficile che è costata lacrime e sangue i primi due anni, ha stravolto tutta l'impostazione e la pianificazione che avevamo pensato, perché non immaginavamo di trovare una situazione così complessa, o meglio io qualche avvisaglia l'aveva avuta da consigliere di minoranza quando io parlavo che non c'era un sistema tributario che non funzionava, sapevo quello che dicevo, in effetti questo me ne sono reso conto, che parlavo che i costi del personale erano alti, questo l'avevamo detto, che c'è un'organizzazione della struttura che non andava bene, questo l'avevamo detto, e però poi bisognava, entrando poi nel merito, si accorge di quanti problemi
ci sono, e abbiamo messo mano, abbiamo avuto il coraggio di metterci mano e cercare di risolvere. Però io andrei cauto a dire l'immagine tetra di un paese. Guardate, non è questa l'immagine che viene fuori, a che è una visione molto più serena venendo da altri paesi. Cioè, dicono, un comune della Calabria in cui è il più basso, uno dei più bassi tassi di criminalità, un comune in cui c'è una valenza culturale non di poco conto, un comune che ha la scuola a tempo pieno, un comune che organizza i servizi scolastici come nessun comune in Calabria, assistenza educativa il primo giorno e mensa il primo giorno. Cioè, io sto parlando, questo è un comune che pone delle attività che non le hanno nessun altro nel panorama, e che ha portato anche gli altri a farlo. Perché quando poi un dirigente scolastico si ritrova al fatto che qua inizia e là no, e poi la pressione parte. Se il garante scrive in tutti i comuni della Calabria, il garante per l'infanzia scrive perché vuole sapere se questi servizi essenziali partono, e allora là diventa, è stato un traino positivo che questo comune ha realizzato facendo partire questi servizi il primo giorno di scuola. Allora, gli altri lo vedono così dall'esterno, almeno le impressioni, che sono quelle slegate al territorio, alle appartenenze. Io questa immagine tetra non ce l'ho. Ho un'immagine di una comunità come tante che ha difficoltà alla presenza serale o della gente, ma perché sceglie anche altri tipi di attività. Non era da famiglia Adams assolutamente, però è deprimente, un po' depressiva, cioè nel senso che è un problema che non è soltanto Cittanova, è un problema che interessa il territorio. C'è qualche paese che è riuscito un po' a ravvivare la realtà. Però, ripeto, se lei lo valuta, se lei riconosce che ci sono delle attività, ripeto, le due stagioni teatrali, l'attività cinematografica, i concerti, le iniziative, i libri, la stagione letteraria, non è che non c'è un'offerta attrattiva. Il lavoro delle scuole, basta pensare l'ottimo lavoro che fa il liceo scientifico con i docenti per un giorno, tutta una serie di attività che sono presenti. E questo è merito di, naturalmente, ognuno, il lavoro delle nostre associazioni. Io non dico che noi abbiamo supportato i progetti dell'associazione, il lavoro estivo, cioè quest'anno Loredana Bertè ha fatto oltre 30.000 presenze. Se siamo dei masochisti a volerci dare da, e il comune in tutte queste attività è presente, non ci prendiamo meriti che non sono, no, è presente, le sostiene. Ecco perché dico la vivacità culturale che c'è in questo comune non c'è da nessun'altra parte, e che bisognerebbe cogliere meglio questo tipo di vivacità e offrire dei servizi adeguati a questo tipo di offerta culturale che ci sono. Ma questo non è un compito del comune o dell'amministrazione, è compito del privato, che deve anche saper cogliere la capacità di offrire questo tipo di opportunità. E così avviene in qualche comune dove questa cosa funziona. Sindaco, un altro nodo spinoso, non so se chiamarlo in questo modo. 2018, i festeggiamenti dei 400 anni di nascita del paese di Cittanova. All'inizio era stato promosso un comitato scientifico, l'adesione di una personalità importante cittanovese, il rettore Francesco Dornato dell'Università di Macerata. E poi che cosa è successo? Cioè, e soprattutto se si andrà a festeggiare con un certo livello, oppure sarà una ricorrenza, una celebrazione sottotono? Sottotono non sarà, è chiaro che quel tipo di ragionamento è venuto meno. Ma è venuto meno per le solite beghe paesane. E quindi quando una parte delle associazioni mette in discussione in un modo così cruento una figura di un rettore, della qualità e del progetto che aveva presentato, facendo polemiche che non c'è, aveva fatto un servizio al paese, non una cosa di ritorno personale. E giustamente me l'ha espressa in maniera, diciamo, con un grosso dispiacere il fatto che lui abbia rinunciato, ma ne comprendo e ne rispetto le motivazioni.
perché se i toni sono quelli che poi noi vediamo per ogni singola questione, ma a partire... Ma non è così, perché il progetto non nasce così, nasce, cioè intanto nasce la proposta dei 400 anni, veniva fatta di un lavoro che è stata fatta sui tavoli proprio da quell'associazione, quindi dopodiché ha dato corso, quando le cose si dicono tanto per dire, di 400 anni non parlava nessuno se non quando i tavoli programmatici del Comune di Cittanova, l'associazione Calomena che ha partecipato insieme all'associazione Cittanova e l'associazione Calomena hanno fatto questa proposta di ragionare su questa questione. Dopodiché hanno dato corso alla loro proposta facendo una richiesta e una proposta. Tutto qua, proposta che prevedeva il coinvolgimento di tutti. Non si arriva neanche a parlarne che si è aperta una polemica veramente di basso profilo. Ma io non lo so se forse sarà la mia figura in questo momento che... Ma non ho visto polemiche che in anni passati, onestamente, non avevo mai, cioè da questo punto di vista non avevo mai colto e veramente secondo me il livello è sceso parecchio, nel senso che questa vicenda mi ha dato l'idea che proprio c'è una difficoltà a discutere serenamente delle questioni, ma lo testimonia anche la vicenda delle scuole, lo testimoniano tante altre vicende che con un minimo di buonsenso, oggi si fa polemica su tutti perché il modello è quello esclusivamente della caciara, della lotta, non del confronto, del tagliare, dobbiamo denigrare, dobbiamo far partire e mettere in secondo piano chi governa perché poi ci dobbiamo essere noi e poi chi farà la stessa cosa, c'è un mondo che non mi appartiene, io per questo... La critica che mi fanno è che io sono poco, diciamo, comunicativo. Guardi, io penso di aver fatto lo stesso numero di comunicazioni che hanno fatto negli anni del centrosinistra quando ero consigliere comunale. Il problema è che oggi la comunicazione è vista nell'andare a fare la battutina o la... non mi appartiene. Ed è qualcosa che non... ma là è... preferisco non definire che cosa per me rappresentano alcune questioni, ma da un punto di vista tecnico. Io penso che il confronto politico meriterebbe naturalmente un altro tipo di approccio, perché i problemi sono tanti e forse ognuno con un approccio più sereno potrebbe dare un maggior contributo dal confronto, ma qui il confronto non esiste se non nel senso di quello di denigrare e mettere, diciamo, in linea soltanto un aspetto negativo, associare cose che non ci sono, mettere, è una cosa semplice da fare, tanto si butta, nella confusione qualcosa rimane, quando si tira un colpo di farina e qualcosa rimane sempre, no? Un'altra domanda che può essere considerata scomodo o meno, manca, infatti bisogna, soprattutto perché la convinzione della cosa che ha fatto. Soprattutto perché ormai manca un anno e mezzo, c'è qualcuno che fa anche il conto alla rovescia. Un anno e mezzo, calcoliamolo così, 18 mesi dalle elezioni, quindi nella precedente campagna elettorale nel 2014 è stato un elemento che forse ha attirato tanta suggestione e anche l'idea che forse qualcosa si muoveva da un punto di vista economico e sociale. Lei in campagna elettorale, ed era anche nel programma, aveva promesso i famosi 100 posti di lavoro legati attraverso forme diverse, borse studio, borse lavoro. Ho parlato di borse lavoro, cioè di opportunità di formazione. È scritto così, se vuole prendiamo il programma glielo leggo. Ma si è concretizzata questa cosa? Le spiego. Noi abbiamo, sono a 60 considerando esclusivamente i progetti di servizio civile che finora ci sono stati finanziati. No, vabbè, ognuno li può considerare come vuole. Però non è una proposta. No. Può darsi che uno decida di fare un investimento in un aspetto piuttosto che in un altro. Allora andiamo a spiegare meglio. Fare delle borse lavoro con il bilancio del comune in termini così come si intende la borsa lavoro in una situazione in cui il bilancio del comune non consentiva
di poter fare investimenti sul personale, perché ce lo vietavano le norme, non ci poteva consentire di fare quel tipo di finanziamento in quei termini. Abbiamo ragionato e allora abbiamo trovato delle forme alternative. Abbiamo investito perché abbiamo messo dei soldi, un investimento in progettualità per realizzare progetti di servizio civile. Noi siamo stati quelli che in tutte le tornate sono state presenti nei progetti di servizio civile, di volta in volta presentati, perché attraverso queste borse di quasi 500 euro al mese abbiamo dato l'opportunità a molti ragazzi di lavorare nell'ambiente, di lavorare nel sociale, di lavorare esclusivamente nella cultura, che sono i tre settori che avevano maggiormente bisogno. Quindi il numero di progetti finanziati e di unità utilizzate è in gran lunga il maggiore ottenuto nel corso degli anni dalle diverse amministrazioni, sia rispetto a quelle di centrosinistra dell'ex sindaco Morano. Da quando è partito il servizio civile, il numero ottenuto di finanziamenti da questo punto di vista è il più alto di tutti. E circa 60 ragazzi, e ne abbiamo in corso un altro con altre 14 unità, hanno avuto l'opportunità di aver finanziato per un anno una borsa, perché il servizio civile è consistente una borsa lavoro, e quindi no, non è vero che non si è fatto, si è scelto un altro tipo di strada, che era l'unica strada praticabile. Mica tutti i comuni investono nella progettualità del servizio civile, il comune di Cittanova è sempre presente, guardi gli altri comuni, ogni tanto c'è Polise, ogni tanto c'è qualche altro, lo fanno pure loro, ma noi abbiamo detto, ma perché tecnicamente era l'unico modo per poter garantire quel tipo di iniziativa. Dato che il rapporto pubblico-privato non poteva funzionare se non attraverso una somma che rientrava, l'abbiamo scelto una modalità diversa che garantisse questo tipo di servizi. Ma in campagna elettorale si era proprio parlato di questo, cioè la possibilità, prima cosa, di riuscire a sapere intercettare dei fondi che provenissero anche dall'esterno, fondi europei e via dicendo, la volontà di coinvolgere i privati e quindi il mondo delle imprese in questo, perché il fatto della protezione civile, del servizio civile, sembra più un escamotage nel nascondere il fatto che non si è riusciti a pieno in quella idea là. Io le dico questo perché forse questa in campagna elettorale gliela faranno pesare pesantemente, penso. I numeri sono numeri, quindi parlano. Quando dico che c'è una difficoltà tecnica e quel tipo di impostazione per fare il rapporto con le imprese, era necessario dire: crea una borsa lavoro, le borse lavoro rientrano alla spesa del personale. Abbiamo compreso, perché una delle prime cose che abbiamo avviato, non è possibile farlo se non attraverso un aumento dei costi del personale, che invece avevamo l'obbligo per dovere della Corte dei Conti di diminuire. E quindi il ragionamento, le spiegavo, che abbiamo fatto è stato trovare delle forme in cui potessero dare. Ma questo lo si può fare e utilizzando anche fondi europei. Il progetto Garanzia Giovani è un progetto sì della regione, ma di un fondo europeo. Tutto ciò che l'Europa ci dà per fare questo tipo di attività l'abbiamo fatto un anno, ma era un progetto di formazione. Era un progetto di formazione, assolutamente. Ma faccio un esempio: si sono formati per attività, possono, ma lì è la capacità dei singoli di creare l'opportunità. L'esperienza l'hanno fatta. La funzione del servizio civile è anche questo, fare un'attività sociale, culturale o di natura ambientale che ti consente poi di poterti avviare a una propria attività, oltre che un'esperienza di natura personale che tu fai, ma l'opportunità di crescere, dato che da noi non è che sono stati con le mani in mano, ma io ci sono ragazzi che hanno fatto il servizio civile e che ancora volontariamente si trovano e vengono a dare la propria mano d'aiuto ad alcune attività del comune, soprattutto a livello culturale. Lo dico, e questo è motivo di orgoglio, cioè hanno vissuto un'esperienza talmente positiva che la vorrebbero ripetere se non la possono, la vorrebbero poter estrinsecare per quanto
l'indirizzo che abbiamo dato di poter costruire anche attività in cui fanno servizi per gli enti. Oggi molto dipende da questo, ma la loro lì è la capacità che poi ha ognuno di poter estrinsecare questo tipo di attività. Tentiamo di aprire un po' i confini di Cittanova e tentare di guardare un po' un orizzonte più ampio, molto vicino, città metropolitana. Non è stato un errore strategico quello di non avere un consigliere metropolitano nella cosiddetta ex provincia che sia di Cittanova? A questi microfoni tempo fa l'ex sindaco Alessandro Cannatà aveva detto: io avevo messo a disposizione, tra virgolette, in sintesi, i miei voti per poter raggiungere un obiettivo, quello di avere un consigliere, nel senso per un cittanovese, ci sono le registrazioni, lui aveva detto io. Però non c'è stato un input dalla parte della maggioranza. Io ero anche disposto, diceva lui, a votare eventualmente anche un nome che appartenesse alla maggioranza e non alla minoranza. Non è stato un errore quello di non approfittarne, perché poi si va a vedere, c'è un comune piccolissimo di 1000 abitanti, Scido, che ha un consigliere metropolitano, oppure Oppido Mamertina. Non è stato un errore quello di non farsi coinvolgere da correnti politiche, da sostegni a questo partito, a quell'altro, e invece essere cittanovesi e scegliere un consigliere che poteva in qualche modo essere un riferimento in questo nuovo ente? Guardi, non c'è dubbio che la presenza di un cittanovese sarebbe stata sicuramente una cosa positiva. Io penso che naturalmente queste sono dinamiche che riguardano molto le forze politiche. Non è che sono i comuni che si candidano, e che purtroppo non è che esistono le liste dei comuni, esistono le liste delle forze politiche, e le forze politiche determinano in qualche modo, ma legittimamente, quelle che sono le liste dei candidati e le scelte. Io in questo momento, che ho scelto di non avere nessuna tessera politica, difficilmente, ma dubito che il mio predecessore il suo voto l'avesse messo a disposizione per il sindaco di Cittanova. No, ne dubito questo, perché non ha detto anche del sindaco, ha detto di qualche candidato, quindi non voglio fare polemiche, non è questa la cosa. Però detto questo, cioè, ripeto, le dinamiche delle liste, peraltro questa è stata una fase molto sperimentale della prima elezione, la prima organizzazione, e sono liste che sono nate anche all'indomani di un percorso che è stato molto molto affrettato e non del tutto, diciamo, metabolizzato per alcune cose. Ripeto, non è che questo dipende molto dalle singole amministrazioni. Nessuna forza politica ha chiesto al sindaco di Cittanova di candidarsi. Legittimamente, ma non ho visto nessuno che ha deciso di spendersi per farlo. Se l'avessero fatto, avrebbero trovato sicuramente il mio consenso e il mio sostegno, naturalmente della mia maggioranza. Poi avrei voluto vedere se ci fossero anche degli altri, la qualità degli altri candidati che sono stati proposti, quindi per cui questo ha lasciato liberi gli spazi, ognuno ha votato secondo il proprio credo politico per lo più. Ma non è stato, cioè, non è stato un errore, ma un errore non soltanto della maggioranza, ma anche della minoranza, è quello di non aver proposto, cioè di Cittanova, cioè dei consiglieri, dell'espressione politica. Se un consigliere comunale non ritiene di voler fare questo tipo di esperienza, non è che l'esperienza si fa semplicemente, non ci sono state le condizioni, vuol dire che le forze politiche non hanno trovato le condizioni per voler candidare qualcuno di Cittanova, quindi alla fine è questo. Poi le dinamiche di conteggio dei voti, non è che bastavano i voti di Cittanova per essere eletti. Il voto ponderato, senza qualche voto a Reggio Calabria, la città non ci andava da nessuna parte. No, io penso che lei faceva l'esempio del sindaco di Scido, ma ha avuto qualche voto che veniva direttamente dal comune di Reggio Calabria. E lì, ma lì, come vede, sono le dinamiche delle forze politiche a determinare certe cose, mica
non è tanto le singole amministrazioni, è un concetto un po' più vasto questi temi. Torniamo al countdown, ai 18 mesi che mancano da qui alla fine della consigliatura. Quali sono? In atletica c'è lo sprint finale, cioè mancano pochi metri alla meta. Cosa pensa di fare in questi ultimi mesi per Cittanova? C'è qualche progetto in riservo che avete in mente di fare, di attuare da un punto di vista urbanistico? Quali sono gli elementi innovatori di questi ultimi mesi? Intanto proseguire il trend positivo nei settori su cui l'abbiamo avviato, sociale, ambiente, cultura, sono gli elementi che insomma sono un punto fondamentale del lavoro di questa amministrazione. Mantenere a posto i conti. Noi abbiamo ottenuto un risultato storico, cioè lei mi parla di tante cose, ma non ha parlato che il 20% di tassa abbassata è un fatto unico in tutta la regione Calabria, è uno dei casi rari in Italia in cui si abbassa la tassa del 20%. Attenzione, io faccio l'esempio di casa mia. La mia spazzatura è ridotta in 3 anni di 44 euro, ma facendo l'esempio della tassa, che è il riferimento anche alla tassa che abbiamo fatto noi. Se la faccio riferimento alla tassa applicata nel 2013, non sono 44 le euro risparmiate, ma diventano 120. Questo è il dato, cioè questo è un dato che nessuno sembra cogliere, ma è stato un lavoro in condizioni estremamente negative di congiuntura economica, di bilancio. Questo è un comune che taglia una tassa, la taglia del 20%. Non solo, mantenendo il servizio di gestione della raccolta differenziata all'interno dell'ente, non esternalizzandolo e non facendo venire fuori appetiti di altra natura. Questo è un risultato eccezionale, se lo si guarda sotto i diversi punti di vista. E allora, mantenere questo trend, aumentare la percentuale ferma al 2016, che dovrà essere ufficializzata, del 58% di raccolta differenziata, che è quello che noi abbiamo raggiunto nel 2016, ma l'ARPACAL lo certificherà solo a febbraio del prossimo anno, questo nostro. E poi il trend nel 2017 e nel 2018. Arrivare al numero di 100 delle borse lavoro attraverso i progetti di servizio civile o anche altre forme di lavoro, che di possibilità di fare delle esperienze lavorative, questo sta nei fatti. E poi noi abbiamo un finanziamento di 1,5 milioni di euro ottenuto nei patti per il sud, che impegniamo in una riqualificazione e una rigenerazione urbana, tutta una serie di attività che dovranno riguardare l'ente. Accanto a questo abbiamo ottenuto un finanziamento di recente di 171.000 euro per le zone rurali, per strade interpoderali, e un finanziamento di 800.000 euro per la messa in sicurezza dell'asilo Sant'Antonio. Quindi naturalmente sono tutte somme queste che non comportano spese e mutui da parte dell'ente, perché noi non abbiamo avuto l'opportunità di fare nessun mutuo. Quindi o si è avuta la capacità di reperire delle somme, to court, o altrimenti abbiamo dovuto lavorare con quelle che sono le situazioni e le considerazioni contingenti. E quindi completare il progetto per quello che ci è potuto fare, se si potrà fare, rispetto al programma che abbiamo previsto. Quindi al momento dico che si è fatto un ottimo lavoro, poi non spetta a me giudicarlo, saranno i cittadini e gli elettori. Se lo riterranno ottimo ci premieranno, se riterranno diversamente faranno altre valutazioni, vuol dire che noi ne dobbiamo sempre prendere atto. Io sono molto rispettoso delle scelte degli elettori, lo sono sempre stato, quando ho vinto e quando ho perso. Questo significa che si ricandiderà? Questa è una scelta, io parlo sempre di progetto di squadra, e quindi è una scelta che dipenderà dalla... Non ho deciso nulla ancora rispetto a questo. Un
un altro capitolo, andiamo a chiudere, capitolo banca del credito cooperativo. A che punto è, cioè da un punto di vista così amministrativo, voi cosa percepite? Un ente importante, un ente economico per, non soltanto per il territorio cittanovese, ma per tutto il circondario, anche perché le filiali sono estese sia, sia sulla Tirrenica che sulla Ionica. Cosa percepite? Un commissariamento che sta andando a ultimarsi? Verrà restituita la banca ai soci? Questa è una domanda, mi perdono, dovrebbe fare i commissari, cioè per lo più rispetto, però, no, sulla durata delle ritarne, no, no, mi spiego, non voglio essere scortese rispetto alla domanda o non sembrare che, rispetto agli aspetti tecnici è una questione che riguarda molto i commissari. Se mi richiede, no, se mi richiede una valutazione più politica, è chiaro che la cosa migliore è che non ci siano commissariamenti e che la banca venga restituita ai legittimi proprietari che sono i soci e che loro possano autonomamente determinarsi sulle questioni che li riguardano. Io dico che è venuto meno purtroppo un progetto importante. Da quello che ho potuto leggere dalle questioni del sito, il progetto della fusione avrebbe fatto sì che quest'ente potesse diventare il più grosso, la più grossa banca di natura popolare del Mezzogiorno d'Italia, della Calabria e con riferimento anche è una delle più grosse banche BCC dell'intera Calabria. Queste cose mi fanno molto riflettere e sono convinto che rispetto alla validità di questi progetti poi sono prevalse altre nature, altre cose, è venuto fuori altro che non dovrebbe venire fuori, cioè rispetto al progetto sono prevalse più le beghe interne che altro. Detto questo, non ho elementi per giudicare quello che è successo nel complesso delle vicende, questo spetta ai commissari dare delle valutazioni, non a me, e io ho molto rispetto del lavoro delle istituzioni, soprattutto di un'istituzione importante come quella di Banca d'Italia. So che questa situazione non ha fatto bene sicuramente al nostro territorio e alla nostra comunità, quindi prima si risolve la questione commissariale e ci siano i provvedimenti che ne sono venuti fuori, e meglio è. Noi abbiamo fatto un consiglio comunale aperto, ci sono state interrogazioni parlamentari da parte di rappresentanti di questo territorio, da allora qualche miglioramento sicuramente c'è stata la situazione. Ora aspettiamo di capire i termini di chiusura, se c'è una chiusura, le ripeto, non sono a conoscenza, non è che i commissari comunicano col sindaco, io anzi. Poi, rispetto a questa vicenda, per ovvi motivi, ho evitato di prendere, diciamo, posizioni che non fossero altro che quelle di natura istituzionale. Sì, era da un punto di vista di postazione, visto che un'amministrazione ha delle percezioni diverse rispetto. Sì, era. Prima finisce il commissariamento, ma in generale meglio è per l'intera collettività che poi la collettività con i propri soci si possa autodeterminare nel scegliere una guida e un completo che la possa portare, diciamo, ad affrontare le tematiche che relativo a un istituto importante nella storia di questo paese, che nel 2020 compierà 100 anni, mi pare nel 2019, 2020, ora non ricordo la data precisa, compierà 100 anni e che merita di essere naturalmente tenuta nella giusta considerazione.